Che cacchio sta arrivando? Che cacchio è? Lo squalo martello. È un cavallo martello. Oh, ragazzi. Silenzio. Ci dicono qualcosa. Questa è un'altra creatura base. Holy shit, una boss fight. Oh, calma, calma. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Stellar Blade. Ragazzi, scorso episodio ci siamo giocati praticamente tutta la demo che era disponibile per tutti. Adesso finalmente siamo blind. Siamo comunque all'accampamento, al primo accampamento grande. E adesso dobbiamo uscire da questo garage. Non mi sono riposato, raga, perché abbiamo ancora una fiaschetta. E non vorrei respawnare tutta sta gente qui. Quindi vorrei prima cercare di aprire quest'altro shortcut, oppure questo qui, in maniera tale da avere un accesso molto più rapido qua all'accampamento base. Quindi torniamo dove eravamo prima e proseguiamo. Abbiamo iniziato già ad avere un po' di pillole di lore, ragazzi. Cioè, soprattutto da tenere in mente questa sfera madre, che non ho ben capito cos'è. Abbiamo capito anche che c'era una colonia umana qui sulla Terra, che è stata praticamente abbandonata invece da quella che è scappata, è riuscita a scappare, a rifugiarsi nello spazio. Non abbiamo capito se si sono rifugiati o direttamente nelle navicelle con le quali sono scappate, oppure se hanno effettivamente creato un insediamento non so dove, magari su qualche pianeta qua vicino alla Terra, oppure sulla Luna, non lo sappiamo. Comunque parlano di colonia, l'umanità che è riuscita a scappare nello spazio, la chiamano colonia. Infatti aspettavano aiuti dalla colonia. Aiuti che non sono arrivati, o sono arrivati troppo tardi, perché abbiamo visto all'inizio del primo episodio che effettivamente sono arrivati, ma forse un po' troppo tardi. Questa statua ha qualche importanza? Non ho capito sto filmato. Per farmi vedere l'accampamento? Diciamo che ancora ci vedo, grazie a Dio ci vedo. Non ho capito. Vabbè, a sto punto, raga, approfitterei di riposarmi a sto punto. Ho detto troppe volte a sto punto, però non fa niente. Qua tutto è respawnato, va bene, noi possiamo andare anche di qua. Perché non ci andiamo? Andiamoci. Tu sei vivo. E invece. Oh! Tu sei nuovo, invece. Tu sei vivo, ma tu sei nuovo. Fratellino? Vabbè, io t'ammazzo così, brutalmente anche. Decostrutto, ragazzi, non ho avuto tempo di reazione. È arrivato anche l'amico suo, però. Dai, eh. Oh, yes. Abilità. Sono diventati fortissimi, basta. Oh, veramente. Il cazzotto, però. Non riesco mai a pararlo. La pura verità. Articolo 3. La sconvolgente brutalità dietro la legione, la compagnia militare privata guidata dalla società Orca Aerospace, svelata per la prima volta in assoluto su questo giornale, con prove concrete acquisite sul campo. I conflitti programmati in corso del Terzo Mondo. Un reportage approfondito sulla brutale pulizia etnica della CMP, addirittura. Quali sono le intenzioni della società Orca Aerospace? Mappe dalle attuali dispute sulle risorse. Sono degli sterminatori, sono spietati. La testimonianza di un superstite svela la ghiacciante verità. Un reportage esclusivo del nostro inviato Queen, solo su La Pura Verità. C'è da fare una precisazione qua, ragazzi, perché una mia idea su chi potessero essere in Aitiba è che non sono una razza aliena, ma sono effettivamente degli esperimenti. Qui parlano di pulizia etnica fatta da questa legione, questa società legione. Ora sappiamo che è una società militare della CMP, società Orca Aerospace. E quindi questa pulizia etnica potrebbe in realtà rivelarsi la creazione dei Naitiba. Cioè, magari sembrava essere uno sterminio, invece magari li catturavano per fargli addosso degli esperimenti. Io ho avuto questa impressione, cioè una mia teoria su Naitiba è questa, che in realtà non sia una razza aliena venuta da fuori che ha colonizzato la Terra, ma che sia partita dall'interno questa razza, questa nuova razza. Qua c'è un altro cadavere, vediamo cosa ci dà. La rete è andata, il cielo brucia, la colonia cade a pezzi. Dov'è la sfera madre? Perché la colonia sta cadendo sulla Terra? Sfera madre, rispondi al mio ultimo appello. Perché? Perché? Ti hai permesso la salvezza? Era tutta una bugia.
la colonia cade a pezzi. In che momento? Perché la colonia cade a pezzi all'inizio del primo episodio. E quindi questo qui è morto recentemente? Strano, molto strano. Buonasera, signori ragnetti. Qua gatta ci cova comunque. La sfera madre ancora non ho capito bene cos'è. Potrebbe essere effettivamente o un oggetto, un meccanismo che permette alle navicelle di volare, di far sopravvivere l'umanità nello spazio. Non ne ho idea. Non penso sia un'entità a questo punto. Il radar comunque è una mano dal cielo, ragazzi. Cioè, incredibile sta roba. Ci sta dando una mano incredibile. Qua, per esempio, noi possiamo andare. Ma da dove si entra qua? Aspetta, aspetta che l'ho trovato. Da questa parte. Guarda, guarda! Il grande Pask! L'esploratore supremo. Io sono sempre e solo alla ricerca di quel codice d'accesso. Non me ne vado di qua fino a quando non lo trovo. Non esco da sta zona fino a quando non lo trovo. Dai, su, chi è che torna in vita? Forza, sappiamo. E invece nessuno. Eccolo qua, uno per forza deve essere. Ma grande infame, che è il cazzotto. Questo non l'ho visto proprio. Yeah. È morice. Io qua trovo i segreti. Voglio essere lasciato in pace. Dove sto andando? Non so manco se sto proseguendo. Boh. Siamo in degli uffici. Buonasera. Oddio, mi hai fatto cacca sotto, robottino del cavolo. Vieni qua tu. Morisci, eh? Dai, eh? Che palle che esplodi. Qui c'è un soldato. Pensavo che facesse il secondo colpo. Dai, la schivata. No, non morire, Ib, ti prego. Ti prego, Ib. Collaborazione, collaborazione. La collaborazione delle sorte. Affancavolo. Controllo rigoroso delle procedure di sicurezza all'ingresso della Statua del Leone. Statua del Leone. Messa in testa. Soldato, dammi qualcosa che mi serve a me. Soldato? Ma che cazzo di spavento? Ma affancavolo. Ma che volete da me? Ma perché? Affancavolo. A te, alla famiglia. Tu vuoi una tiba della pezza mia? Vaffancavolo. Tre attacchi. Non è giusto. Vaffancavolo. Volevo fare una parata. Una parata non mi è riuscita. Oh, incredibile. Manco l'ho visto dal vetro a questo. Sto grande infame. Era solo exp. Dammi qua. Sembra più grossa sta cassa. Vabbè, grazie. Ok, quella non è un asso del leone, assolutamente. Questa crollata... No, vedo un culo, quindi... No, non è un leone. Salve. Raga, mi dà soldi. Grazie, leone. Me l'aspettavo qualcosa di più carino, però vabbè. Grazie per i soldi, leone. Andiamo qua giù, cosa c'è qua giù? Sono troppo curioso. Affancavolo, sti ragnetti. Ogni volta a rompermi le scatole. Forza, venite qua. Fatemi controllare bene sta zona. In tutto questo, 6.000 segreti. Non ho trovato ancora il codice d'accesso che mi serve. Ma invece dove sbucchiamo? Salve, c'è un nemico. Vieni più qua, così non ci rompe le scatole quell'altro. Vieni. Buono. Ah, stavolta il pugno te l'ho visto, eh. Razza di scemo. Muorici. Tu, ecco. Quello che esplode, quello che spara, anzi. Che è rotto di scatole. Questo mi sa che non colpisce, Mili. Oh sì, aspetta. Più o meno, più o meno. È un po' un merdone questo. Sento un rumore, raga. Ah, il corpo, ok. Quindi c'è un effetto sonoro. Interessante questo. Vedere a mente. Dammi beta. Se mi dai beta è meglio. Cosa mi dai? Mi dà la vita, va bene. Potere più forte del mondo, che ci dice? Un umano, grazie. Codice d'accesso. Niente, exp, va bene. Abbiamo un sacco di punti, dobbiamo consumarli. Prendiamoci i contrattacchi, raga. Beh, ragazzi, sinceramente mi sento super soddisfatto di quello che abbiamo visto qui. Abbiamo il primo con quadrato, che ce lo prendiamo subito. Poi abbiamo questo qua, invece. L'utilizzo della schivata perfetta. Beh, chi sono io per non prenderla? E poi abbiamo esattamente questo qua. Per il contrattacco con la parata perfetta. No, in realtà non è questo. È questo qui. Sì, è questo qua. Che cacchio sta arrivando? Che cacchio è?
Lo squalo martello. È un cavallo martello. Ah, non è una boss fight. Holy shit. Che palle, non abbiamo... Ahia, che dolore. Non abbiamo la barra beta per fare il contrattacco. Oh, calmati. Fratelli, impazzito. Che fai? Oh. Guarda come corre, guarda. Arrivo? Niente, non c'abbiamo la barra. Che palle sta cacchio di mossa. Oh, vabbè, mi colpisco normale. Non ci provo nemmeno. Yeah. Regato, sushi. Dai, Attenzione, ok. Bravo cavallo martello. Aia. Questo manco lo provo a parare, raga, secondo me. Beh, che decidiamo? Via. Ora ce l'abbiamo. Aspetta, 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 ok. Picchia, picchia, uccidilo. Manco un colpo, a posto. Chi cacchio se lo aspettava qua il cavallo martello? Ho visto un nemico là dietro, pezzo di vomito. Però io me ne andrei di qua. Perché di qua mi sa che c'è l'altro shortcut per il garage. Sei tornato, eh? Siamo più forti stavolta, però. Becca di questi. Abbiamo anche la schivata per i tuoi attacchi. Affancavolo, sti ragnetti. Ti hanno quel tic di danno che mi dà solo fastidio. Non servite a niente. Ma sparite. Eccolo qua, altro shortcut. E anche qua l'altro nemico. Voglio provare l'altra abilità. Ah, ok, mi sono preso un colpo devastante. Ma non fa niente. Via. Spremmete. Ecco qua lo shortcut. Molto bene. Possiamo accedere adesso al garage dall'altra parte. Anzi, all'accampamento grosso all'altra parte. È molto più veloce secondo me di qua. Senza rifarmi il garage, i nemici, eccetera, eccetera. Ma adesso il level design, raga. Semplice, ma zitto zitto, Ci sta dando belle risposte. Speriamo che non sia fatto bene solo all'inizio. Poi alla fine diventa un pastrocchio. Speriamo che abbiano mantenuto una certa qualità per tutto il gioco. La mia paura è questa. E la mia paura è anche la rottura di scatole dei ragnetti, mortacci vostra. Oh, calmati tu. Sonic, mannaggia a te, mannaggia. Vieni qua tu. Tu l'amico torretta lì. Yeah, muori, subito, al volo. Velocissimo. Allora, raga, squartato, pure a te. Pure a te ti distruggo. Tanta miseria, tu sei proprio scarso, mamma mia. Altro potenziamento, infatti si sentiva, eccolo qua. Vabbè, ci mancherebbe soltanto uno per la vita. Magari ce lo dai. Ma anche se io preferirei potenziamento alla beta. Vediamo che ci dai. Vita, perfetto, abbiamo già aumentato gli HP, raga. Così, secondo episodio, easy. In tutto questo il mio bellissimo codice non l'ho ancora trovato. Però forse abbiamo una consolazione. Che dobbiamo fare qui? È nuovo questo. Errori rimasti 3. Inizia. Oh, i direzionali, raga. Oh, oh. Bello questo. Facilissimo. Però carino, dai. Qualcosa di diverso. Sempre a trovare sto cacchio di codice qua. A parte che non lo trovo. Grazie mille. Titanite. Vieni qua. Non te ne scappare. Muori. Dammi tutto. Grazie. Shortcut. Siamo diventati incredibili, degli esploratori provetti. Ma non abbiamo ancora trovato il nostro codice. Ok, possiamo proseguire, ragazzi. Dobbiamo andare da questa parte. Abbiamo sbloccato tutti gli shortcut che vedevamo. Ci manca effettivamente solo e soltanto quella cacchio di cassa. E vaffancavolo, me l'ero dimenticato, l'avevo pure visto. A te non ti riesco mai a parare, vaffancavolo. Guarda, è impossibile. Maledetto a te. Dai, su. Ok, buono. Secondo colpo, terzo colpo. Il secondo e terzo manco ci provo a parare, raga. Paro normalmente e basta. Qualcuno qua è vivo, sicuro. Infatti, grande, infame. L'avevo pure usato la schivata, troppo tardi, vero? Fammela andare, fammela andare. Mazza, mezz'ora per alzarti. Bella madonna. E che cacchio. Oh, via. Ciao. Distrutto. Guarda, guarda. È impressionante, ragazzi. Troppo utile il radar, troppo troppo utile. Va bene, non c'era bisogno, Eve, per fare sta acrobazia. Ma apprezziamo comunque, tranquilla. C'era questa roba qui, mia, subito. Si può andare da qualche altra parte? No, che tristezza. Secondo me qua sotto si può andare tranquillamente. Non sembra mortale. Però io mi do un'occhiata. Vai così, Eve. Ok, lì c'è un oggettino, lì c'è una cassa, c'è un bel po' di robe. Secondo voi si può fare un attacco in salto a questo? Sarebbe fichissimo. Ci proviamo, eh. Vai così, così.
Ma siamo devastanti. Dammi la cella di fusione alla guerriera più forte del pianeta. Sfera madre, nostro faro di speranza, nostra profetessa. Ci hai abbandonati, ti prego, salvaci dai Naitiba. Fallo prima che la mia maledetta fede finisca. Forse abbiamo la conferma che la sfera madre potrebbe essere un'entità, non so, umana, ma forse un'intelligenza artificiale. Non lo so. Intelligenza artificiale che loro a quanto pare venerano per non so qual motivo. Qua dove si sale? Di qua? Qua sicuro uno si sveglia. Dai. Ecco qua, infatti. Mannaggia, sta schivata, oh. Eppure è la cosa più semplice di sto gioco. Maledizione. Ah, volevo fare la schivata. Ho sbagliato qua. Va bene, dai, su. Anzi, facciamo così. Grande, infame. Posso fare un altro attacco in salto incredibile, bellissimo? Ti prego, dimmi di sì. No, non ci siamo arrivati. Vabbè, non fa niente. Non si può avere tutto dalla vita. Ah, fancavolo, sto ragno. Oh, Sonic. Mannaggia, Sonic. Oh, calma. Calma. Ah, proprio esplode Sonic. Va bene. Non fa niente. Io intanto ammazzo la vostra madre arachnide qua. Ecco qua. O forse mi ammazza lei. Ce l'abbiamo fatta a culo. Parlare di culo effettivamente in sto gioco ha senso. C'è la diffusione qua. Perfetto. E si va avanti. Ah, dobbiamo nuotare. Nice. Very nice, perché i fondali nascondono tesori. E io cerco ancora il mio codice. Ecco qua il nostro soldatino. Dammi tutti i codici del mondo. Ho appena ricevuto un segnale di comunicazione da una nuova unità. Il protocollo IVA inizio. Gli angeli della morte scenderanno dalla colonia, libereranno la terra dai Naitiba e ci salveranno. La salvezza della sfera madre è vicina. Salvezza della sfera madre. Sono grato di aver vissuto questo inferno per decenni. Quindi la sfera madre è sulla terra. Non è scappata, cioè non l'hanno fatta scappare, se è un'entità o un computer, non lo sappiamo. È rimasta sulla terra. E hanno mandato il protocollo IV, ho detto anche Angeli della Morte, che immagino sia la nostra unità, a recuperarla. Raga, fino adesso... Oh, altro codice. Questo è troppo lungo, ci serve un codice da 4. Per adesso i documenti sono... forse essenziali per da essere letti, per capire un po' di queste cose. Infatti il codice va messo qui, questo qua. Oh, un altro accampamento grosso. Nice! Adam, ero molto sorpresa quando ti ho incontrato. Perché? Alla colonia ci insegnano che la terra è completamente disabitata. Sicuramente sarà sembrato così, ma non si può pretendere che la sfera madre sappia tutto. Quindi ci sono altri sopravvissuti, come te. Oh, abbiamo la conferma, sì, ragazzi. Ma è raro vederne in giro. La Terra è ancora inospitale per gli umani. Quindi effettivamente quel soldato è morto recentemente, ragazzi. Perfetto, questo era il dialogo perfetto. Quindi Adam fa parte di questa resistenza terrestre che è rimasta qui. Ora dobbiamo capire se c'è qualcun altro. Lui ha detto che ci sono altri, ma è raro vederli. Quindi vuol dire che si sono molto separati. Oh, abbiamo la presa per equipaggiamento. Vediamo se abbiamo avuto ragione. Se è lo slot. Qua non possiamo potenziarci. Esatto, eccolo qua. Abbiamo un secondo slot. Cosa ci possiamo mettere? Danni fissi bonus per gli attacchi combinati. Ma sapete che forse è interessante, anche perché, raga, noi lo stiamo giocando abbastanza classico, però noi possiamo concatenare il quadrato col triangolo e fa mosse diverse, quindi è di questo che parla quando dice mosse combinate, quando noi combiniamo quadrato e triangolo in maniera diversa. Non c'è corrente. Quando mai non c'è corrente? Andiamo nella sala di controllo sotto. Va bene, è un classico ormai di ogni gioco. Oh, abbiamo un altro minigioco qua, ragazzi. Fermi tutti. Dobbiamo, immagino, colorare tutte le caselle, giusto? Forse no. E invece sì, si sono colorate adesso. Sono 3, 6, 7. Fermi. Aspetta, no. A caso, completamente, va bene così. L'importante è averlo fatto. Qualcosa si sta avvicinando.
Tranquilla, è la monorotaia. Speriamo non ci sia nessuno al suo interno, di mostruoso. È il nostro mezzo di trasporto. Prego. Dopo di te. Lei comunque ci è rimasta proprio malissimo per la morte di Taki. Ecco perché non riesco a capire bene se sono umane, cyborg, robot. Loro provano sentimenti. Pensavo a ciò che è successo ieri. Sono più propenso nel pensare che siano cyborg. La città è così calma e così vuota. Anche perché sappiamo 100% che hanno parti robotiche, anche, a parte che si vedono, ma anche internamente li hanno. Eve, cosa farai dopo che avrai sconfitto il Night Alpha? Tutti i membri delle unità aeree vivono per uno scopo soltanto. Portare a termine la nostra missione. Intendi l'estinzione di tutti i Night Alpha, giusto? Credere che lo scopo della tua esistenza sia distruggere un'altra specie? È orribile. Altro soldato. Siamo arrivati comunque, ragazzi. Una squadra della legione ha circa 20.000 soldati e tutto l'equipaggiamento necessario per le loro attività. Le legioni 8 e 15 erano stanziate a Eidos 7. Dopo l'estinzione della colonia sono rimaste circa 3.000 truppe. Chissà quante persone riusciranno a vedere il sole sorgere domani. Quindi a Eidos 7 erano state stanziate 3.000 truppe. Non si sa che fine abbiano fatto, ne abbiamo viste parecchie morte, però forse qualcuno è sopravvissuto, tipo tecnicamente il nostro Adam dovrebbe venire qua da Eidos 7. La mia domanda adesso è, posso comunque tornare indietro? Questa doveva essere una piazza. Da dove l'hai dedotto che c'era la scritta piazza? Forse? Perlomeno non dovrai entrare in acqua. La sala archivio è da quella parte. Perché non posso entrare in acqua? Che è successo? È tipo tossica? Oh, salve. Chi c'è qua dentro? Nemico? Oh, cos'è? È una cassa nuova. Design tutta... Oh, i costumi, ragazzi. Ci sarà molto da ridere qui. E anche da trattenersi, soprattutto. Accampamentino per noi. Vabbè, non ci serve, però. Checkpoint, lo siamo. Forse è meglio stare lontani dall'acqua. Va bene, come sembra vuoi tu, Adam. Passi l'elettricità. Ah, ecco perché. Ecco perché è inagibile. Fermo, lascia uno grosso, però. Ecco, te pareva. Ovviamente, in tutte queste statue una ci doveva essere viva. Oh, grande, infame, non sei altro. T'ho fermato, eh. Boom. Sbadabram. Fatti sotto, becca di questo. Ti distruggo, frate. Ecco. Aspetta, Questo è più aggressivo. Ecco, qua ho sbagliato. Va bene. Colpisco un po'. Oh, esplosione. Va bene. Dai, fatti fare una paratina. Ok. Mamma mia. Lì che si gode. Ecco qua. Aspetta, aspetta. Il suo attacco della pazzia. Muori, va. Sento un rumore. Eccola. Dammi la beta, ti prego. Ti servono le abilità. Che ci dai, beta. Che bello. Di qua si può scalare, scendere. Fermi, andiamo subito. Io mi ficco ovunque, ragazzi. Dove vedo che posso andare, vado. Se potessi saltare però lì. Forse sì, però qua. Salve. Io non t'ho visto, tu non mi hai visto. Corrib, corrib, corrib. Aspetta. Qua abbiamo trovato qualcosa di incredibile. Fermi. Fermi che c'è un nemico nuovo. Fermi. Sembra anche bello grosso. Cosa sta qua? Oh, un altro esospina, raga. Tipo granatiere. Va bene, cosa che non useremo mai. Abbiamo capito. Aziona. Che cosa? Boh. Non c'è elettricità? Sistema di controllo dell'apparatore. Puoi attivarlo solo con le giuste credenziali. Ah. Torniamo più tardi. Abbiamo altro da fare. Scusami, scusami tantissimo. Vieni qua tu, scusa che sei scarsissimo. Ammazzo velocemente. Velocementissimo. Ma come sto parlando oggi?
completamente a occhio. Tu vaffancavolo, tieni. Becca di questo. Qua dentro c'è qualcosa. Oh, salve cassettina. Dammi tutte le cose a me. Mi sa tanto che è giunto il momento di affrontare questo qui. Salve, come va? Tutto bene? Holy shit. Questo spara pure. Eppure fa sto attacco qua. Hai un bel po' di vita, mi sa, eh? Calmati, calmati. Calmati. Attenzione. Aia. Vabbè, l'abbiamo abbastanza sciolto in realtà. Va bene così. Chi è? Idra evoluta si chiama. Ricordiamoci assolutamente di questo posto, ragazzi. Dobbiamo tornare qui dopo. Non si sa quando, però. Sono un pezzo di vomito e quindi devo provare questa cosa qua. Ecco qua. Perfetto. Non è andata bene questa roba. Corri. Vabbè. Beh, siamo tornati qua, ragazzi. Sinceramente, ci va pure bene questa cosa. Qua sicuro ce n'è un altro vivo. Esattamente. Vieni qua, fratello mio. Che palle. Quando mi metto in testa di usare la schivata, poi entro in panico e non uso più la parata. Ok. Oh, soldato, dammi qualcosa di che mi serve. C'è un appunto nascosto. Un codice. Però è troppo lungo anche questo. Quindi mi serve un'altra parte questo. Mi sa che serve qui. Tu sei ovviamente vivo. Vedi di morire subito. Mi sa che dobbiamo usarlo qua il codice. Esattamente. Vai, mettiamolo al volo e andiamo. Oh, altro accampamento grosso. Bene, abbiamo trovati parecchi. Già tre ne abbiamo trovati. Vediamo se possiamo craftarci il nuovo costume, ragazzi. Beh, sì, direi proprio di sì. Anche se mi pare sia semplicemente un recolor. Vabbè, noi lo facciamo lo stesso. Chi siamo noi per non craftarci costumi? E abbiamo anche l'altra esospina. Aumenta l'aereo di effetto di consumabili da combattimento. Consumabili da combattimento infliggono danni aumentati e hanno l'effetto più ampio. Vabbè, sono cose che non usiamo. Magari lo testiamo. Se ci piace, possiamo farci un pensierino. Però danni critici, cioè è difficile levarli. Adam, ti capita spesso di incontrare membri delle unità aeree? No, quasi mai. Ieri mi trovavo in quell'area per puro caso. Non avevo mai visto un'operazione aerea del genere. Perché mi hai salvata? Non saprei. Sembrava giusto. Vabbè, lui è umano, quindi effettivamente può essere attratto da lei. E come biasimarlo? Ma intenso. Oh, qua sopra c'è un corpo. Potere, aiutami. Quanti nemici stanno? Calma. Vi dicevo il problema della telecamera. Io per guardarmi in alto. Poi c'è lei. E quindi è un casino. Vabbè, mettete un altro nemico qua. Ne vedo pochi. Mazza. Siamo diventati devastanti. No, 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 no. Micchia. Oh, wow, wow, wow. Calmati, Pascal. Troppo forte. Vabbè, mi ha sputato. Non fa niente. Faccio tutto da solo, ragazzi. Tranquilli. Non so manco io come sto facendo. Via di qua, via di qua, via di qua, via di qua. Grazie per la cassa. Dammi tutto. Ah, ora sì. Da vedere anche se nei filmati manteniamo il costume. Cioè, nel senso, adesso abbiamo il costume. Vabbè, che questo non cambia niente. È soltanto arancione. Però ecco, magari qualcosettina di più o se potrebbe rovinare un po' l'esperienza. Distrarci quell'attimino proprio, eh. Abbiamo un altro cadavere. Vediamo se ci dice qualcosa di interessante. Una nuova unità è stata inviata dalla colonia. È passato molto tempo dalla guerra finale. La sfera madre ha finalmente risposto alle nostre preghiere. La morte calerà su quelle immonde creature. Che i nostri ricordi vivono in eterno. Che possiamo trovare la salvezza. Io immagino che la sfera madre sia rimasta sulla Terra e che abbia dato una speranza agli umani rimasti sulla Terra, ma in realtà forse una falsa speranza. Qua c'è un nemico, posso fargli l'attacco incredibile? Let's go! A parte che one shot a sta roba incredibile. Siamo arrivati in una nuova area, dobbiamo arrivare all'archivio. Lì c'è una torre dell'orologio, per esempio. Possiamo arrivarci? Possiamo andare nell'acqua qui? Non c'è l'elettricità? Sembra di no. C'è qualcosa che mi serve effettivamente a me? Soldato! Aprite, vi prego, aprite. Accidenti, non va bene, è giusto. La torre dell'orologio indica l'ora. Dobbiamo fare attenzione alla torre dell'orologio, allora, all'orario. Altri ragnetti, vai, così, velocemente. Ah, c'è quello grosso, va bene. Aspetta, aspetta, fammi ammazzare i ragnetti, sennò... Questo l'ho fatto completamente a caso. Ma proprio completa, eh. Via!
devastanti. Chissà se riusciamo a fare una boss fight anche in questo episodio. Il mio intento è sempre fare una boss fight episodio, ma immagino che sia impossibile in alcuni momenti. Inserisci il codice d'accesso. Ok, qua è la prima volta che ci fa mettere mani a noi. Serve una password a 4 cifre. Ah, un'altra emicrania. Ok, questa scritta significa tempo. Forse è collegato alla torre dell'orologio. Ah, ecco, vedete, il soldato che ci ha detto che dobbiamo vedere l'orario. Allora, ecco, abbiamo un problema. Sono le 12:25. Ok, sono riuscito a leggere senza distrazioni. Immagino che molti content creator useranno l'eye tracker per giocare a questo gioco, per vedere dove stanno guardando. Io ve lo, sono sincero, ragazzi, lo guardo il culo della protagonista, cioè non c'è bisogno di nasconderlo. A posto, siamo riusciti ad entrare qua dentro con non poche difficoltà. Vediamo qui cosa ci dice. Protocollo IV, unità aerea, Angelo, sono tutte balle. È tutto uno spettacolo messo in piedi dalla sfera madre. Loro non ci aiutano, alla sfera madre non interessa di noi. E questo già ci fa capire che potrebbe essere davvero un'intelligenza artificiale. Sono stato un patetico idiota ad aspettare la cosiddetta salvezza. Non ho più rimpianti. Oh, c'è un accampamento qua. Perfetto. Un mini checkpoint. Mazza che danno. Sono esagerati un po' i danni da caduta, eh. Ogni contatto con le altre città è stato interrotto. Prima o poi quei bastardi si impossesseranno di questo posto. La terra si sta avvicinando alla fine. L'unico modo per sopravvivere è fuggire nella colonia. Se volete restare a combattere, fate pure. Io mi dirigo verso l'ascensore orbitale. Quindi questo ascensore orbitale effettivamente è raggiungibile forse anche abbastanza facilmente. Però mi sa che ci deve essere una selezione per chi può andare alla colonia. E forse è questa la, diciamo, la merdata che hanno fatto. Ovvero che c'è una selezione ed è sbagliato a prescindere questa roba. Dovremmo essere arrivati all'archivio. È un obelisco. La sala archivio... è lì sotto. Ovviamente impossibile non mettere nemici che rompono le scatole. Beh, immagino che l'archivio, ragazzi, diranno qualcosa di interessante, eh? Immagino ci siano parecchie informazioni su quello che è successo. Uè, fratellone bello grosso, vieni qua. Ti faccio fuori. Oh sì, con la mia abilità suprema. Attenzione. Oh oh oh. Piaciuto? Eh? Massacrato. Abbiamo ricevuto una segnalazione secondo la quale il drive di fusione è vuoto. Per lustrare l'area e mettete al sicuro la cella di fusione. Codice. Quindi immagino che l'archivio sia chiuso, giusto? Vediamo. Esattamente. Di qua si scende. Ok, sala di controllo. Perfection. Quindi qua dobbiamo mettere il codice. Nemici KKK? No. Perfetto. Oh, non abbiamo il coso di fusione. Aspetta, è qua il codice dobbiamo mettere. Yes. Hanno praticamente nascosto la cella di fusione per nascondere comunque... l'accesso all'archivio. Speriamo ci dicono qualcosa di interessante. Speriamo. Abbiamo già fatto parecchie teorie con quello che abbiamo letto. Adesso si può accedere all'archivio. Vediamo, sono troppo curioso. Non posso credere che siamo nella sala archivio. Sembra un sogno. Ora non ci resta che trovare l'hyperdrive. All'inizio del 22° secolo. Oh, ragazzi. Alla vita silenzio. Ci dicono qualcosa. Globale. La sfera madre, avendolo previsto, rese l'umanità in grado di affrontare la sfida. Il processo naturale di adattamento, lungo eoni, si compì all'istante. La cella corporea sostituì il cuore e permise la sopravvivenza in ambienti senza ossigeno o acqua. Grazie ai progressi di biotecnologia e nanotecnologia, l'invecchiamento e le malattie divennero ricordi del passato. Ciò permise grandi passi avanti nello sviluppo delle aree industriali nocive e dello spazio stesso. Ora resistiamo alla pressione schiacciante degli oceani più profondi e usciamo da una stazione spaziale senza bisogno di una tuta. Quindi praticamente sì, possiamo confermare che sono cyborg, ragazzi. Cioè praticamente hanno sostituito... parti umane con parti robotiche che permettono a quell'individuo di vivere anche in zone ostili all'uomo. Infatti ci ha detto che poi in zone ostili, in zone tecnicamente inabitabili,
comunque hanno, sono andati avanti, cioè hanno creato una civiltà. E quindi sì, effettivamente sono cyborg. E anche per esempio hanno parlato dello spazio, cioè loro adesso senza tute vanno tranquillamente nello spazio. La sopravvivenza dell'umanità è la sfera madre. Godetevi l'armonia e la prosperità di Eidos 7, la prima città mai costruita dalla sfera madre. Madre, non ho idea di che cosa stiamo parlando. Una città creata dall'intelligenza artificiale. Adam, per te aveva senso. La storia dell'umanità finì con la guerra finale. Deve essere un video precedente a quel periodo. Tra la guerra finale e adesso che hai messo il gioco, quanto tempo è passato? Bene, primo obiettivo raggiunto. Forza, prima che la corrente finisca. L'ipercella è nostra. Potremo farci tantissime cose. Eve, grazie. Di niente. Allora, puoi dirmi dove si trova il Naitiba Alpha? Lei comunque vuole proprio vendetta. Non è lontano. Siamo praticamente a fine episodio, ragazzi. Vorrei trovare giusto l'ultimo accampamento e ci salutiamo. Come non detto, ragazzi. Non ci salutiamo, mi sa. Questa è un'altra creatura base. Holy shit, una boss fight. Oh, calma, calma. Arrivo da te. Ammazzo. Grande infame. Oh, 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 oh. Menchia, raga. Due schivate perfette così. Qua ho sbagliato. Quello è facile da fare. Non posso sbagliarlo. Cioè, come faccio a fare la schivata perfetta e non quello? Guarda! Non ha senso! Oh, calmati. Dai. Quante ne fai? Ok, si è fermato. Ah, grande infame. Oh. Ma raga, ma che cacchio mi sono bevuto? Aspetta. Oh, bravo. Bravo me. Chi è? È una seconda fase, eh? Non sto facendo una parata comunque. No, giochiamo sto gioco con la parata, mi raccomando. Che fai? Ok. Oh, si è scontrato. Vai, 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 vai. Pariamo? Ok. Troppo lento. Via. Perfetto. Ok. Solo le parate perfette ci diminuiscono la sua stabilità. Oh, yes. Oh, abilità. Non ha la seconda fase. È un grande merdone questo. Secondo me poi diventerà un nemico base sicuramente. Fa veramente cagare. Ehi, ti permetto. Non impazzire, eh? Ok, perfetto. Io volevo fare il castigo. Ci voglio provare. Ecco qua. Basta che non muoio. Proviamoci. Brutto. Ok. In realtà possiamo anche ucciderlo prima. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Un attacchino bellino. Vaffancavolo. Dai, su. Questo mi sa che non lo posso parare. Attenzione. Oh, fu scemo. Chi è? Dai, oh. Dai. Devo fare il cretino. Incredibile, raga. È incredibile. Devo fare il cretino. Dai, su. Una paratina. Una paratina solo. Oh, yes. Quanto siamo forti. Seconda boss fight per Stray. Mannaggia sta cosa. Del parry. Del quick time. Sbadabram. Sarai del tutto esausta ancora prima di arrivare all'altro. Ma che esausta? Qua risciottiamo tutto. Sento un altro corpo qua, raga, eh? Ed è proprio qui. Yes. Let's fucking go. Dai. Dai una beta. Dai una beta che finiamo. Finiamo anche una barra di beta in più. Quanto sto godendo. Siamo troppo forti.
maestro esploratore, maestro del combattimento, tutto. Siamo troppo forti a questo gioco. Qua c'era un nemico, avevo visto. Cerchiamo di predictarlo. Il radar troppo forte, ragazzi. Mamma mia. Mi date un accampamentino piccolino? Così siamo contenti. E non mi date solo ragni, per favore. Grazie. Poi vieni qua. Ah, fame che non sei altro. Oh, siamo sulla strada, ragazzi. Mi sa tanto che raggiungiamo quel corpo che volevo raggiungere. Posso fare una figata incredibile? Non lo so se riusciamo, se siamo abbastanza in alto. Però ci provo. No, non siamo abbastanza in alto. Peccato, peccatissimo. Oh, calmati tu, datti una calmata. Anche qua non abbiamo trovato l'accampamento. Ah, è vero, abbiamo questa abilità fighissima. Affancavolo. Mi sa che non ce l'abbiamo sbloccata, però ce la fa vedere che possiamo usarla. Oh, calmati. È praticamente una schivata all'indietro nuova quando esce quella cosa viola. È solo che dobbiamo ancora sbloccarla. Oggi si può arrampicare. Vai, Iv. Trovami un accampamentino. Dobbiamo finire l'episodio. Qua invece troviamo solo zone extra. Oh, cos'è sta roba? Mi sembra bello grosso. Modulo di potenziamento drone, nice. Qualcosina per moi. Oh, cassettina per moi. Ma è piazza. Da questa parte invece. Oh, titanite, titanite. Tu sei ok. Vai, veloce, 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 veloce. Dai, porca miseria. Muoviti. Ok. No, mi sa che non raggiungiamo il corpo che vedevamo. Era dietro la torre dell'orologio. Ovviamente, sta cacchio di inquadratura. Stiamo salendo un bel po', ragazzi. Siamo saliti tantissimo. Oh, vedo là la torre. Aspetta, aspetta. Accampamento. Bene, Space Gamers, io direi che per questo episodio è tutto, perché ho trovato l'accampamento. Però prima, nemici in vista. Quegli insetti bastardi stanno venendo verso di noi. Non riesco nemmeno a contarli tutti. Stanno sfondando le linee di difesa. Fate in fretta. Evacuati i cittadini. Ok, va bene. Questo non ci dice niente di nuovo. Però accampamento trovato, ragazzi. Quindi io vi saluto qui e ci vediamo a questo punto ad un prossimo video.